Il cerotto messo lì sul letto, però. Già. Niente cose di cemento. Livello karma. Hai intrapreso il percorso per diventare un eroe. Le azioni eroiche incrementano il tuo livello, mentre le azioni malvagie lo fanno regredire. Eh beh, ovviamente. Succedendo? Guarda come sono molto più realistiche anche le cose così, eh. La casa lunga è diventata un ospedale. Eh già. Purtroppo. Dove dobbiamo andare? Noi di Quanto qua. sono svenuto? Da un po', effettivamente. Di qua non c'è nessuno. Guarda quello, madonna mia. Porellino. Sembra uno zombie, guardalo. Vedi quel maledetto affare! Ehi, Nick, mi spieghi che è successo? Ehi, Nick! Affanculo. Oh, purello. Mamma mia. Guardalo. Con proprio il Chi può cemento fare che una esce cosa dalle del ossa. genere? Ma Ma poi. quante persone ha ferito? Scusami una cosa. Giusto per capirci un attimo. In teoria il conduit dovrebbe comunque azionare il suo potere su qualcosa che ne ha effetto. Io ho il potere del legno, controllo il legno, ci faccio le cose. Lei controlla il cemento, fa le cose col cemento. Ma in che modo è attirato fuori il cemento da un osso? Forse è uno stato così avanzato che anche cose che non hanno nulla a che fare con quell'elemento Nessuno è riesce riuscito a fermarla. poi a influenzarle. Gente morta. Madonna mia. Cioè, allora. Potere di decidere tutto il resto. Però questa è smania di potere, Oh veramente. santo cielo. Ferire Betty. è una cosa, ma arrivare pure ad Signora, uccidere. sei sveglio? È stata Augustina a farti questo? Sì, pensavi davvero che ti avrei venduto a quella squadrina arrogante? E poi, al giorno d'oggi, sembra che tra i ragazzi vadano molto i piercing alle gambe. Minchia. Vuoi dire che tutti? Siamo a Comish. Ci aiutiamo l'un l'altro. Già. Nessuno ti ritiene responsabile di quanto è successo. Già. Neanche tu dovresti. Ehi. Non vergognarti di ciò che sei. È Non credere facile che dirlo. sei nato così. Io so solo che ora sono uno di loro. Tu non sei uno di quei bioterroristi dagli occhi di demone che vanno in giro a uccidere senza remore. Tu sei un bravo ragazzo. Tu sei un bravo ragazzo a cui esce soltanto il fumo dalle dita. Siamo qui proprio perché mi esce il fumo dalle dita. Ehi, Meglio il fumo non dalle ci dita che il fumo dal provare, culo, sei. amico, dai. Se inizi a fare il disfattista, me ne torno a dormire, perché devo riposarmi per tornare in forma e camminare di nuovo. Eh sì. E ora posso farlo, visto che sei sveglio. Non preoccuparti, me la caverò. Davvero. Vedrai. Speriamo, Betty. Su, nonna, dai, torna a Sistemerò dormire. tutto. Vedrai che risolveremo il tutto. Forza. Oddio, Che Delsin. poi come lui Oh. non si è stato toccato è un Diavolo, miracolo, pensavo che ti avremmo veramente. perso. Un po' di cemento nelle gambe. Ci vuole ben altro. Beh, immagino che la guarigione rapida rientri nella tua condizione. A proposito, la cosa strana delle mani è passata ora. Non saprei, sai. Non si fuma nella casa lunga, ricordi? Già. E non voglio ostacolare la loro guarigione. Guarigione? Delsin, le condizioni di questa gente non miglioreranno. Stanno morendo. Non puoi sapere. No, ma i dottori che sono venuti qui mentre eri svenuto, loro sì. E hanno detto. Hanno detto che quei frammenti possono uscire solo nel modo in cui sono entrati. Cosa? Sì. Ma
Ma no, quello era il cemento del potere di Augustin. Già. Quindi dobbiamo tirarli fuori, nel modo in cui sono entrati. Ora io e te andiamo a Seattle e la prendiamo. Ehi, aspetta, cosa? Pensi che con il tuo fascino la convincerai a tornare qui? Andiamo, so che hai preso una botta in testa, ma direi che tra voi non è scoccato il colpo di fulmine. Reggie, questa è colpa mia. Purtroppo non si può dire il contrario, no, diavolo, Delsin, ti sei appena rimesso in piedi. Lo so che vuoi renderti utile, ma i medici hanno detto che... L'unico modo per estrarli è con lo stesso potere, ho capito. Il che significa che non ci serve Augustin. Ci basta il suo potere. Ok, ora non ti seguo. Sono come una spugna per poteri, ricordi? Se ho preso il fumo, assorbirò anche il cemento. E se il fumo fosse stato un caso? Eh? Pensa, ci vuoi passare sopra a quanti? Un migliaio di gorilla di DUP per arrivare a lei? Sì, qualcosa del genere. Se sarà necessario. Quale auto? Non hai un'auto, tu... Io ce l'ho un'auto. Auto. bisogna fare quello che bisogna fare. Per la tribù. Ok, ho già previsto tutto. Ci sei? Ce la spassiamo in città? Facciamo un salto al buffet di poteri conduit e facciamo il pieno. Una visitina allo Space Needle, ho sempre voluto vederlo, e poi a salvare qualche vita. E mentre noi ce la spassiamo in città, non credi lei potrebbe spassarsela, sai, con noi? Quella frase ha senso. Il senso è che Seattle ha 500.000 di abitanti che non provano esattamente un amore folle per i bioterroristi. Credi adoreranno te? No, ma io sarò diverso, ok? Che ho intenzione di fare come loro. Io voglio salvare vite. Sarò come sì, Superman. Sì. Io curerò i malati. Ehi, eroe, credi ti organizzeranno una parata? Svegliati, dai. Che poi effettivamente non mi ricordo se lui può curarli. Cole lo faceva perché faceva tipo effetto piastrine e faceva pum e riportava un attimo in vita. Una cura. Sparare fumo dalla punta delle dita non è esattamente normale. Solo perché una cosa non è normale non significa che serva una cura, ok? Ovviamente. Van Gogh non era normale. Gandhi non era normale. Sì, ma la gente non aveva paura di Gandhi, capito? Però ha paura dei bioterroristi. Lo dici sono tu? Mostri. Vedi, ti hanno riempito la testa di... Merda. Ottimo. Ed eccoci qua. Pare dovremmo andare a piedi. A piedi? Cosa? Già. Dove vai? Ehi. E la macchina la lasciamo qui, che sei scemo. Porca merda. Hai visto che roba? Senti, nel caso sì, ci avessi anche la pioggia. Io... Stai scherzando? Sì, è una cosa. Spettacolo. Questa è solo distruzione. Questa appena... è autodifesa, Reg. Hanno allestito un posto di blocco per attaccarli. Perché sono bioterroristi. Beh, non ha fermato quei conduit e non fermerà neanche questo. Esatto. Ho appena realizzato perché è tutto così scuro, tutto così nitido e tutto il resto. Perché è la prima volta effettivamente che lo sto giocando sulla PS4 Pro. La prima volta che ho giocato il gioco era sulla PS4 normale. Bellissimo già al tempo, per carità. Ma adesso è tutto molto più scuro, tutto molto più nitido, è tutto più... Bello, effettivamente stavo cercando di capire perché era così. Io non me lo ricordavo assolutamente così scuro, ma zero. Avanziamo allora. Oh oh, che cosa abbiamo questa qui? Questa deve essere la nave madre. I nuclei di fusione di Cole. Oh, il nostro primo potere. Cristo, Delsin. Ehi, stai bene? Bene. Sto molto meglio di bene. Guarda qua. Devo avere un nuovo potere. Già, uno nuovo. Oh, sì. Questa è roba nuova e da sballo. I comandi sono un po'... Qui cerchiamo di risolvere i tuoi problemi, non di crearcene altri. Vabbè. Augustin se ne starà lì a fare niente. Devo potenziarmi se voglio affrontare la regina del cemento. Ehi, io spero di evitarlo. Potrebbe esserci un altro modo per arrivare ad Augustin. Sì, sicuramente. Quale altro modo? Quale altro modo? Ho diverse conoscenze qui a Seattle.
ok? Alcune in polizia. Se chiediamo loro aiuto. No. Questo non è il punto in cui arriva Reggie e mette tutto a posto. Non è quello. Questa non è una responsabilità tua, riguarda me. Ehi, c'è qualcuno? Mi sentite? Ecco, perfetto. Ecco, senti, c'è la Pacoto. Vai ad aiutare la Pacoto. Ti prego. Ok, va bene, andiamo insieme, oh, forza. No, ho bisogno... vai tu a fare il super poliziotto, ok? Io ti raggiungo tra un minuto. Ok, ma non andare da nessuna parte. Vai ad aiutare la Pacoto, vai. Per l'amor del cielo, non toccare niente. Sì, sicuro, guarda. Ah, io tocco tutto. Anche me stesso. E tu sei allora primo. Che poi, aspetta. Ah, ecco, L2 mira, aspetta, e R1 spari. Ah, forse devo ricaricare le riserve di... Ok. Esatto. Posso pensare che crei dipendenza. Ah, giusto, il fumo. Vieni qua. Sono pronto. La barra del fumo. Non dire una frase del genere a Milano, che sennò... dovrebbe andare. La gente poi pensa male. Potrei tenere gli occhi aperti, potrebbero essercene altri. Ah, giusto, non posso tenere premuto. Non è questo il potere che lo utilizza. E infine... ecco qua. Ce n'era per caso un altro e non l'ho visto? Mi servi qua su. Io intanto... amico, non immaginerai mai che cos'era quel rumore. Intanto raggiungimi. Pullman di aiuti umanitari è rimasto bloccato. Arrivo, tranquillo. Mi chiedo se ci sia qualche easter egg da qualche parte. Boh, non ci ho mai pensato effettivamente. Sto cercando di convincerli a scendere dal pullman, ma non vogliono lasciare a bordo i medicinali. Tu digli di resistere, al pullman ci penso io. Così ci vuole troppo, devo trovare un modo più rapido. Ok. Cosa possiamo sbloccare? L'esplosione di cenere, allora, vai. R2 per scatenare il potere esplosione di cenere. Ah, ok. Nessuno mi può fermare. Nessuno mi può giudicare. Non ti sento, Reggie, il clamore del mio successo è troppo forte. Aspetta che mi ricarico. Non sono... ti ho perso. Devo aver riattaccato per sbaglio. Chissà se esiste, di sicuro, un conduit che controlla l'acqua. Un conduit che controlla l'acqua, secondo me, è molto potente. Più di quanto potrebbe essere uno che controlla il cemento. Ora posso salire e viaggiare comodo fino a Seattle. Certo, sicuramente. Dai, Reggie, apri, andiamo. Guarda questo. E là? Delsin, c'è un problema. Dei passeggeri ti hanno visto fare le tue super magie, sgombrare la strada. E hanno paura di te. Bello quell'iPhone 3, però, eh. Senti, te l'ho detto, i bioterroristi non sono troppo apprezzati. Sono la nuova Rosa Parks e vogliono relegarmi nei posti in fondo. No, è che vogliono... tu proprio stia che fuori, ti levi dal cazzo. Non vogliono farti salire, ok? Dicono che se sali tu, scendono loro. Che vadano a piedi, che importa? Guarda che non ci metto niente a sfondare la porta. Non ci pensare niente. Esatto. Questa gente stai non buono. Ha mai visto niente del genere e ha paura, ok? E non li biasimo. Ha detto che sfonderà la porta, via! Signore, mi dia un secondo. Senti, li porto dall'altra parte del ponte e poi torno a prenderti, ok? Ci metto 5 minuti. Dai, capisci anche tu che non posso farti salire. 5 minuti. Sì. Guarda, 5 minuti e resto qui sotto la pioggia così. Pensa però davvero uno che ha il potere dell'acqua, può controllare le gocce di pioggia, ridirezionarle, aumentare la velocità e praticamente renderle dei proiettili. Guarda che... Ascolta, attiva il tracciamento GPS del cellulare nel caso ci separassimo. Certo. Intendi come adesso? Guarda che davvero, però va che bello il potere digitale. È uno dei poteri più belli in assoluto. Comunque, va che però davvero controllare l'acqua in un momento di pioggia del genere è peggio secondo me che controllare Cole con la tempesta che si ricaricava con i fulmini. Cioè, assolutamente. Controllare la velocità di un... Attenzione, anche solo una goccia d'acqua. La demolizione programmata del ponte 520 ordinata dal DLT avrà inizio a breve.
Ottimo! Tutti i cittadini e i veicoli hanno l'ordine di comprare. Sembra un'informazione utile. Esatto. Grazie, devo aiutare gli operai da... Idiopi, liberando il ponte. Tornando per te, quindi... Reggi, sei lì? Certo, come no? Che sta succedendo? Ehi là! E allora... Muoviamoci. Ehi! Ti serve una mano? Ah, merda. Un bioterrorista. Ehi! È uno di quei vostri! Ok. Wow! No! Tada! Fine del gioco! Ah, questa storia della guarigione rapida mi tornerà utile. Forza, belli! Facciamo... un po' di baldoria assieme. Sentite, voglio solo attraversare il tunnel. Aspetta che assorbo un po' di fumo. E via. Sì, siete in di più, ma siete anche ora più deboli. Cretino di merda. Andato? Ok, mi arrendo. Non farmi male. Certo, come no. Assolutamente. E allora... Visto? Sottomettiti. Non siamo dei mostri. Dillo anche agli altri. Fallo sapere in giro, se mai ti libererai. Allora è meglio muoversi. Non vedo. Reggie. E soprattutto sono stato ferito. Forse ho bisogno di un po' di fumo. Questo era un ponte. Era un ponte. Il finale di Left 4 Dead 2, quando arrivano gli elicotteri e fanno saltare il ponte, oh no. D'accordo, ci siamo... No, non ci siamo più ricaricati. Allora, dicevo, ricarichiamoci. E via. Però davvero, il potere delle spade è fighissimo, il potere digitale. Oh, bomba blu, fai la magia. È forse il potere d'attacco migliore del gioco, a parer mio. Quello di cenere è quello base. Quello al neon è il più veloce. Quello digitale è il più forte, davvero. E via allora. Ok, mondo, avanti così. Fatto. Iniziamo a sfruttare un po'. Sotto calma. Tutti questi nuovi poteri e vedrete che ce la faremo ad andarcene da qui. Ecco fatto. Che poi davvero, in un mondo popolato da gas e tanti altri cosi che creano fumo, ricaricarci davvero questo potere è facilissimo. I neon, eccolo qua, il potere del volo, della planata. I neon, se non sei in una città, come posso dire, bella illuminata, tipo alla Las Vegas o appunto come questa. E vabbè, in America non è difficile cercare una città illuminata. Non è un gran momento, Ok, ma sii prudente. Certo. Tieni il controllo, sarà fatto, ciao Betty. Mantieni il controllo. Comunque dicevo, se non sei in una città bella illuminata, come appunto una Las Vegas o una qualsiasi città americana di quelle, quando finisci, ponte maledetto, belle, diciamo, abitate, difficilmente riusciresti a ricaricarti eventualmente. Mentre invece il potere digitale, che bene o male sfrutta più gli schermi tipo computer o televisioni, è molto più facile. È difficile, a meno che non sei in una città davvero di quelle abbandonate nel deserto, del terzo mondo, simili. Non ti troverai mai in una situazione in cui non riesci anche solo a trovare uno schermo di un televisore o un computer. Cioè, dai,
Ed eccolo lì. Raggi! Raggi! Addio al pullman. Eccolo là. Che tra l'altro, se non ricordo male, noi possiamo nuotare. Ovviamente non è il frangente, sì. Non dobbiamo farlo. Dammi adesso una mano. È una specie di braccio da lanciatore. Delsin. Ok, va bene, andiamo. Che poi questa scena, Dio mio, a rivederla adesso, richiama davvero molto. Guarda qua. Ah, stai imparando a controllare i tuoi nuovi sintomi. Già. L'unico inconveniente che c'è è che... No, non mi viene in mente nulla. È una figata assurda. Nessun problema? E quei tizi armati fino ai denti che ora vogliono farti male? Molto male. È un problema? No, no. Sì. Ascolta, per quanto ne so potremmo anche superare la loro sorveglianza, perché tu non sei un normale bioterrorista. Normale? No, no, se intendi normale come quel gregge di pecore tutte in fila per farsi ispezionare. No, Reggie, non sono normale. Hai visto cosa ho fatto sul ponte? Quei tizi li spazzo via. Senti, perché non proviamo a passare quei posti di blocco senza dare nell'occhio? Dopo sarà più semplice muoverci in città. Come speri che lo superiamo il blocco se mi devono scansionare? Basso profilo. Senti, promettimi che arrivati là resterai calmo. Certo. Ehi, una volta mi chiamavano Mr. Calma. Nessuno ti ha mai chiamato così. Esatto. Mai. Sei davvero preoccupato. Ascolta, questi DUP non avranno i poteri che hai tu. Cioè, che hanno i normali bioterroristi. Ma il governo li ha dotati di poteri sufficienti a ridurci entrambi in poltiglia. Ok, mi hai rovinato la vacanza a Seattle. Che anche qui è ufficiale. Il combattere il male con il male, davvero, cioè. A una certa, ok. Però, capiamoci, è anche un mezzo controsenso. Comunque, volevo vedere cosa avevamo già sbloccato fino ad ora. Possiamo già fare gli assorbimenti del fumo, aumentare il proiettile, aumentare l'esplosione di cenere. Poi, tra non molto, potremo aumentare il doppio scatto e l'assorbimento rapido, che è quello. È sicuramente molto utile. Quando hai detto che sono rimasto svenuto? Una settimana. Wow, quindi... Poteva andare peggio. Di tutto questo? Sì. Si sono tenuti impegnati. Sì, che poi... Quanto cacchio ha sfruttato il suo potere. Una volta potere che saremo passati, mistico. Parlerò con un paio di miei colleghi poliziotti per cercare di avere accesso al database della polizia. Nel frattempo, tu cerca di non attirare l'attenzione. Potrebbero spaventarsi se mi presentassi da loro con un bioterrorista. Vabbè, okay, certo. Sei tu il capo. Posso passare? Dai, fammi passare. Fammi passare. Ehi, voglio passare. Sono un agente di polizia. Venga, venga. Mi vuole sull'autobus, non mi fa conoscere gli amici. Click. Che poi non capisco come, se sono fratelli, lui non abbia nessun, anche solo vago sentore di potere conduit. Chissà come mai. Posizionare il dito sullo scanner. Arrivo, aspetti. Più 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 più. Attenzione, rilevato conto criminale. Uso della forza. Ti pareva. Facciamo al meglio delle tre. Delsin, corri! Scordatelo! Reprimersi fa male alla salute. E via. Delsin, resta al riparo! Non sì, vedi come combattere! No. Aspetta. Ok, in realtà non serviva a nulla. Tu stai buono. Devo un attimo imparare a ricontrollare la nostra telecamera, diciamo. Mi serve altro fumo. Non ce l'abbiamo, vero? Allora, aspetta, facciamo una cosa. Ecco qua. Assorbiamo il frammento e ci ricarichiamo. Ulla! La granata, hai capito? Subiamo veramente molti danni, ovviamente. Sulle torri! Ho visto! Aspetta, aspetta che mi ricarico. Ecco qua. Oh, oh.
Dove vai? Vieni qui. Sono già 3 frammenti a gratis che prendiamo subito. Dove sei? Vai. Ecco qua, 5 potenziamenti disponibili. Non so cos'altro dobbiamo fare, però io intanto... Ah beh, giustamente signora, c'ha ragione anche lei, eh. Forza, scappate. Attenzione, che questi c'hanno i fucili. E via. Sono allo stremo. Addio al ponte. Vieni qua tu. Ci siamo separati, stai bene? A meraviglia, me ne sono stato buono. Ehi, ehi, ehi. Come mi hai detto? Bravo. Nascosto. Come faccio a salvarla? Ah, ecco come. Ecco, non mi ricordavo se noi potevamo farlo davvero. Ecco fatto. Aspetta, aspetta che ti aiuto, vieni. Tutto bene, signora. Vieni qua tu. Ecco fatto. Chi sta morendo? No! Aspettate, vengo. Dove in pace. Dove è andato? È stato boom, catapultato via. Ah, civile curato. Mi serve però, sai, del fumo. Tornate subito alle vostre case, altrimenti apriremo il fuoco. Già lo state facendo. Che diavolo state facendo? Dovreste proteggerli da me. Certo. Ho avuto l'accesso al database della polizia di Seattle. Pare che il DOP abbia occhi e orecchie dappertutto. Allora, mi serve del fumo però, gli occhi e tagliamogli le orecchie. Ti vedo sul mio GPS. Non sei lontano da uno dei loro centri di comando mobili. Se lo disattivi avranno maggiore difficoltà a seguire i tuoi movimenti. Centro di comando mobile, capito? Ecco qua. Che aspetto è esattamente? Dovrebbe somigliare a un grosso furgone corazzato con dei portelloni laterali e un apparecchio per le comunicazioni con... Sì, io sarei un attimo impegnato, bello però. Credo di averlo trovato. Ecco qua. Somiglia a un camper pieno di luci e con della ferraglia sul tetto. Ok, dovrebbero esserci dei pannelli di ventilazione. Via. Via. Se riesci a farli saltare, il nucleo si surriscalderà e sarà esposto. Facile. Distruggere i pannelli, ricevuto. Aspetta, mi devo ricaricare piano piano. Ecco fatto. Porca miseria. Non volevo giustiziarlo, volevo solo ferirlo. Ma non mortalmente, diciamo. Dovrei andare su un tetto e... risucchiarmi una ciminiera, mi sa, eh. Eccoci qua, finalmente. Pronti a contrattaccare. Eccomi qua, ciao. E via. Che sensazione. Vieni qui. E addio a un altro DOP. Fermi. Vieni qui. E vieni qui anche tu. Ecco fatto. Mi sa che dovrei iniziare a concentrarmi sul camioncino, perché sennò... No, ho sbagliato, vieni qua. Ecco. Quindi liberato e liberato. Ah, giusto. Basta che gli sparo. Però ho bisogno di altro fumo. Aia, ancora! Ecco dell'altro fumo. Oh oh! Sono scappati, certo. Facile ora. Conigli del cacchio. Comunque. Ecco fatto. Dovremmo essere a posto. Ah no, ce n'è ancora uno. Eccolo. Vieni qua. 2, 3, no, no. Perché? 4, 5 e 6 colpi. Ancora. Che cavolo. È morto? Hai rotto le palle. Dove sei?
Che cavolo. Sto facendo una certa missione io, E via. Trova il centro di comando mobile e distruggilo. Già fatto. Per rendere le cose più semplici. Già fatto, fratello, basta. Abbiamo risolto il problema. Vaffanculo, Dio Pi! Tu devi essere rinforzo. Bene, bene, bene. Chi è il coglione che ha distrutto il camioncino? Iniziano a giocare sporco. Preferisco sicuramente i tipi più piccoli. Allora, fermi un attimo. Ecco qua. Vieni qua. Sì, ti sarebbe piaciuto. Cretino. Ecco qua. Dammi un po' di fumo, non c'è il fumo. Breve, ma intenso. Eccolo qua il fumo. Basta, basta. Addio. Addio. Aspetta che mi assorbo un altro nucleo. Quello è caduto. Bravo scemo. Oh, calmo. Aspetta che arrivo, scemo. No, assorbi il fumo. Perché non me lo fai? Ah, perché devo andare da dietro. Ok. Dov'è? Sta scappando, bravo. Vieni qua tu. E vai giù. Ehi, Delsi, mi è venuta un'idea. Tutti i DUP hanno poteri basati sul cemento, giusto? In questo caso sarà sufficiente che ne assorbi uno e potremo tornarcene a casa. Guarda, subito funziona. Vorrà dire che ti sei sbagliato e potremo comunque tornarcene. Sì, come no. Bello. Subito funziona. No, merda. Beh, ha funzionato? No, ovviamente. Non c'è tempo per verificarlo, i DUP mi attaccano da ogni parte. E allora scappa. Credo che seguirò il tuo consiglio. Però, comando mobile del DUP distrutto. In parole povere, missione completata. Missione completata, benvenuto a Seattle. La madonna. Quanta gente, 5 poteri disponibili. Vediamo che cosa abbiamo disponibile. Assorbimento rapido, io direi di farlo subito. E consumare meno è ottimo. Ed infine assorbimento del fumo. Incrementa del 20%, direi di sì. Ecco qua. No, per quello dobbiamo ancora aspettare. Disponibile una nuova giacca. Vabbè, fantastico. Tu fermati lì. Fermo lì, cretino. Ok, Reg, senti, i tuoi amiconi in blu possono fornirci informazioni su quei nuclei trasmettitori? Sembra che li abbiano installati in tutta la città. La polizia di Seattle li tiene d'occhio perché il DUP non vuole rivelare a cosa servono. Ma puoi scoprire dove si trovino gli altri? Certo, lo sei. Devi inviarmi le coordinate sul cellulare. Così puoi continuare ad assorbire nuove... No, scordatelo. Wow. Per cosa siamo qui allora, scusami? Che io combatta la super mega bioterrorista suprema di tutti i tempi, ma con meno poteri. Non ho detto questo. Beh, forse non è il caso di rimandare. Mi conviene andare subito da Augustine e farla finita. Ah, beh, certo. Chissà cosa succederebbe. Va bene, ho capito. Bella idea. Tu stai lontano da Augustine e io ti invierò i dati che ti servono. Bravo, fratellino. Grazie, Reg, sei il miglior fratello del mondo. No. Il miglior fratello del mondo ti avrebbe chiuso in uno sgabuzzino a Solomon Bay per il resto della tua vita. Vabbè, grazie. Credo che uno sgabuzzino possa fermare un conduit, ma mi fa piacere che tu voglia rinchiudermi. Vabbè, bisogna dimostrare l'amore che si ha per i propri fratelli anche in certi modi a volte.